Dunque, intanto benvenuti, sono ben felice di questo momento nel quale io per primo sono qui più per imparare, per apprendere, per offrire qualcosa. Grazie a te carissimo Don Erminio perché ce la metti tutta, ce la metti veramente con grande entusiasmo, grande voglia. E ci siamo vicini ora in modo particolare perché la tua salute è stata provata, però grazie a Dio ti vediamo in grande ripresa. Ecco il titolo che è stato dato a questo convegno, insomma è questo, immigrati attori dello sviluppo. Io semplicemente ho pensato, ho riflettuto su questa parola, attore. Viene dal latino agere, agire. Ma chi è che agisce? Diciamo, chiedendo in prestito dal greco, ecco, un po' l'origine di questa parola significa chi è che agisce? Colui che aiuta a diventare grande. Quindi colui che fa in modo che venga dalla terra, quindi che sorga, che non solo nasca, ma diventi qualcuno che sia in grado di operare, agire, attore, colui che crea qualcosa, colui che fa qualcosa. Ecco, mi piace molto questa espressione, questo termine. Invece sappiamo che poi, diciamo, dal punto di vista recitativo, l'attore è tutt'altra cosa. L'attore è colui che fa finta, ecco, il più possibile di incarnare un personaggio. E uno tanto più è bravo come attore quanto più fa finta di essere un prete, e un padre, una madre, un eroe, eccetera, eccetera, eccetera. Gli emigrati sono attori di sviluppo. Beh, mica è facile crederci. Che facile, ma ecco, se immagino che abbiate tutti quanti letto e riletto questo bellissimo testo dell'enciclica papale e di Papa Francesco Laudato Si, quante volte egli usa questa parola di conversione. Bisogna che noi stessi ci convertiamo. Parla di conversione ecologica, di conversione umana, di conversione spirituale. Ecco, credo che noi dobbiamo convertirci seriamente, ecco, finché non avremo compreso abbastanza che cosa? Che, e lo diceva già Don Erminio, richiamando un'espressione del Papa, che l'altro non è un attentato alla mia identità, i diversi non sono un attentato ma una risorsa. Io non sapevo che ci fossero tra noi tanti immigrati, ufficialmente oltre 2030 immigrati. E invece nella nostra lucera ci sono, pensate, immigrati che provengono da 60 paesi diversi. Se ognuno potesse insegnare a noi una parola, un vocabolo, noi potremmo, ecco, affacciarci nei loro paesi e farci capire almeno con una parola. Salutiamo il nostro sindaco. Io chiedo scusa per il ritardo, perché è così. Grazie invece perché sia qui in mezzo a noi. Dunque poi, ecco, dicevo, leggevo anche io la Avvenire questa mattina, che nelle carceri italiane, pensate, il numero dei detenuti si è ridotto in poco più di 2 anni di circa del 30%. Capite? Il 30% in meno è una cosa importantissima. Nel nostro carcere qui a Lucera, quando io vi ho visitati la prima volta, e vi dico che ci vado spesso non soltanto nei momenti ufficiale, Natale, Pasqua, ma vado anche per amministrare l'Eucaristia, la prima comunione, la Cresima,
per incontrarli così in maniera informale. Ecco, quando io sono andato la prima volta, la metà dei carcerati che lui c'era, la metà, dico, erano stranieri. Erano stranieri. E io un giorno mi sono trovato all'ingresso di un ragazzo, era estate, era primavera, ormai verso la fine, ecco, arriva un ragazzo con una magliettina, un paio di scarpette di gomma e un pantalone proprio finissimo. Non aveva altro, non aveva altro. Aveva tentato di rubare qualcosa ad una persona perché non aveva altro. Ecco, io penso che queste occasioni, come il Cielo Caritas stasera ci offre, ecco, dovrebbero farci maturare molto di più. Non siamo molti in sala, ma credo che attraverso l'occhio della Celepresa di Tele Cattolica, che ringrazio perché è un servizio che noi vogliamo rendere alle nostre famiglie, soprattutto ai nostri giovani, soprattutto a quanti hanno un forte dubbio, ecco, circa le cose che ci stiamo dicendo stasera, ecco, in qualche modo possa cadere il muro del pregiudizio e invece, come dice il Papa, ecco, abbattendo il muro della diffidenza e dello scarto, possiamo aprire, spalancare sempre più la porta del nostro cuore. Non dimentichiamo che stiamo vivendo l'anno giubilare della misericordia. La porta santa vera è quella del nostro cuore, che dobbiamo aprire verso l'esterno e comprendere e gustare che abbiamo sempre da imparare da chi noi riteniamo comunque diverso da noi. Grazie agli intervenuti e io li ascolterò finché posso, ma con molto molto